Ciao. Creatura, come detto dal titolo, questa sera super mega unboxing di prodotti Kiko, sì, perché Gianluca, che lavora da Kiko, mi ha portato uno scatolone pieno di prodotti Kiko dal valore di boh, 300 euro totale, quindi cioè, non ci stanno neanche, in realtà erano due scatoloni, ci ho fatto stare tutto su uno e non ci sta neanche tutto perché in realtà non si chiuderebbe. Che la roba sta trasbordando da tutte le parti. Questo video lo vorrei fare un po' in soft spoken, un po' in whispering per alternare e credo che questo video durerà un'infinità, quindi probabilmente lo dividerò in più parti oppure mostrerò tutto in modo generico e poi dopo se tu mi dici guardiamo, swatchiamo insieme gli ombretti, allora swatchiamo insieme gli ombretti, eccetera, eccetera, per ogni prodotto. Va bene? Ok. Pesco a caso, altrimenti non finiamo più. Questo è un eyeliner brush. Io mi trovo bene con questi, anche oltre che a fare l'eyeliner, che comunque il mio occhio non è proprio, non ha la forma proprio giusta per l'eyeliner. Con questa tipologia qua io mi trovo bene anche a fare tipo le sopracciglia, non so se. Ti prego, non uccidermi. Illuminante in stick, leggero e luminoso. Io devo annusare le cose, ovviamente. Come funziona? Aspetta. Oh my god, come cazzo funziona? Eccolo qua. Illuminante. Penso si vede. No, così si vede meglio. Con lo sfondo nero dovrebbe vedersi bene tutto. Lo svuoceremo in un altro video se vuoi. Se no dovrò provare a fare un sacco di make up con queste cose. Questo è un pennello dalla morbidezza, direi. Ma c'è scritto in italiano? Ah, pennello 4 in 1 multiuso, due pennelli interni per applicazioni e sfumature di polveri occhi. Due esterni. E lasciare asciugare disteso. Ci sono rimasto troppo. Perché c'era scritto 4? 4 che ne vedo solo 2. E perché c'era il trucco? Bello questo qua secondo me è giusto da viaggio perché ne hai appunto con lo spazio di uno ne hai quattro e ti occupa solo poco spazio. Oh mamma mia, super soffice. No, devo andare più veloce altrimenti non durerà un'eternità sto video. Questo me lo metto nel beauty. Pennello viso con doppia funzione. Da un lato è adatto per polveri viso, dall'altro per prodotti in crema. Che bella confezione. Che bello, poi è nero e d'oro. Vorrei stare qui a fare tapping, ma lo faremo in un altro video. Credo sia qualcosa, un altro pennello. Sì, pennello per ombretti e correttore in crema. Mi faccio.
Bello. Poi qui c'è questo malloppo di vari pennelli, grandi, piccoli, di tutte le dimensioni e tutte le morbidezze. E poi ci sono due scovolini per modellare le sopracciglia, tanto tu la forma che preferisci. Ce ne sono due, mi pare. No, uno. L'altro invece è un altro pennello che è per sfumare. Ok. Poi ce n'è uno minuscolo. Oddio. È minuscolo quello. Sembra quasi quello per la nail art. E sarà per fare disegni eyeliner. Poi qui c'è una pochettina. Molto elegante. Poi qui c'è un altro pennello, pennello con fibre sintetiche riciclate e spugnetta per applicazione fondotinta. Mi serviva, come ben sai, da Hero Blue. Che bello questo, non vedo l'ora di utilizzarlo. Ok. Anche questo, il mio beauty si amplierà ed esploderà per tutte le cose che vorrò metterci all'interno. Mi serve un beauty più grande per il make-up. O un beauty solo per il make-up, forse è meglio. Balsamo labbra. È quasi dello stesso colore del mio blush, che oggi mi sono messa un blush super tipo alla gemma dell'Hologram. Il mio nome è Gem, sono una cantante. Che buon profumo. Poi qui c'è una palette. Questi sono i colori. Spoiler, ieri l'ho usata per... Sì, dovevo fare ancora l'unboxing, ma in realtà poi questa era tipo sopra e quando l'ho aperta ho detto no, devo usarla. Ormai era troppo tardi. E mi sono fatta tipo una sfumatura tra questo marrone che è un po' omogeneo e poi ho messo sul centro questo colore qui che è super brillantoso e poi come illuminante qui ho messo questo. Cioè, top. Cosa si vede? Si vede l'interno di questi sono, questo è quello che si trova all'interno la box, cioè il mondo, e si chiama Celestial Eyeshadow Palette. Ci faremo un video, dovrò fare un video per ogni palette, fare tipo dei make up, dei trucchi inventati al momento come al solito. Qui c'è una scatola con sono delle maschere. Non vedo l'ora di usarle. Allora, questa è maschera viso monouso in tessuto con carbone vegetale per un effetto purificante e mattificante. Mattificante. Cioè, questa è sempre una maschera viso con tè verde.
E questa con l'olio, oh, sì, con l'olio, grazie, col miele. Poi, cosa prendo? C'è la sedia che cigola nel mentre. Beh, giustamente dei gel per le mani, igienizzanti, due. Mi piace perché la confezione è un po' olografica. Poi, vediamo cosa c'è qui dentro. Ce ne sono ben due. Glitterati, super glitterati, non so più dove guardare, cioè top. Allora, una mini palettina con questi colori sul tono del rosa, sui toni del rosa. Questa si chiama Happy Birthday Bellezza Gorgeous Eyeshadow Palette Rosy Innovation. Ok. Questa invece si chiama sempre per il 25esimo anniversario di Kiko, probabilmente. Happy Birthday Bellezza Gorgeous Eyeshadow Palette. Questa era 02 e questa è 01 Earthy Celebration. Sembrano uguali, ma sono diversi perché qui c'è dell'oro, del marrone. Qui c'era il marrone, non mi ricordo. No, scherzavo, c'è anche qui del marrone, ma è più chiaro. La differenza che qui c'è l'oro che qui non c'è e qui non c'è quella specie di rosa rosso. Un altro astuccetto con all'interno, andiamo a scoprire insieme cosa c'è. Primer viso in gel effetto matte arricchito con salvia di provenienza italiana al profumo di latte di avena e gelsomino. Wow! Quindi un primer viso. Vediamolo subito. Confezione molto carina, molto estetica, devo dire. Carina, super estetica, pastello. Profumo molto buono. Una domanda, tu creatura tieni i tuoi prodotti dentro alle scatoline oppure li tiri fuori e le scatole le butti? Poi, un'altra palettina, ce ne sono ben due simili. Una bianca e una gialla. Allora, questo è Blossom. Anche l'altro, solo che questo è Blooming Perfecting Powder e questo è Floral Bronzer Golden Honey. Quindi questo è cipria viso fissante, quello bianco. Bello anche l'interno. Beh, non si vede nulla perché c'è una luce sparata, tipo Barbara d'Urso. E questo invece è il Floral Bronzer che sarebbe terra compatta dal tocco setoso con fragranza ai fiori di loto. Ma scusa, cioè, wow! Ma il bronzer sarebbe quello per fare il contouring? Ho detto una cavolata. Fammelo sapere. C'è questo che è, non c'è scritto dietro, quindi andiamo a sorpresa. Non c'era scritto perché è uno specchietto. Quindi pennello per polvere viso. Setole sintetiche. Blablabla. Devo leggere anche quello. Allora, setole sintetiche arricchite con fibre di noce di cocco riciclata. Poi c'è scritto come pulirli. Con i prodotti Kiko, ovviamente. Bello, è grigio. È super soffice. Riposizionabile ad uso asciutto e bagnato. Ombretto riposizionabile, cioè. In senso, non ho capito. Poi ci sono un sacco di ombretti di tutti i colori diversi. Allora c'è questo Smart Color Eyeshadow, numero 30. Poi c'è un altro tipo simile ma di una sfumatura diversa.
Infatti è numero 30, però ci sono dei codici diversi. Che uno è 1328 e l'altro è 2277 1019. Infatti ad occhio si vede che sono diversi, sono simili ma diversi. Poi c'è questo lilla fantastico. Oh my god, devo super fare un make-up nero e lilla super primaverile secondo il mio punto di vista. E poi questi sono super primaverili. C'è un verde pastello. Poi finalmente un ombretto rosso. Non è proprio il rosso che intendo io, però un po' sul magenta. Poi ci sono altri di questi che sono sempre ombretto riposizionabile. Non ho capito cosa intendono. Credo che perché tempo fa la Kiko aveva fatto, non so se è quello, un contenitore che io avevo, solo che gli ombretti da incastrare dentro erano tutti tondi, adesso sono quadrati, non so se ci sta dentro il mio, quello vecchio, non credo. E avevo quello nero, avevo preso tipo la cialla, diciamo quella nera, e adesso è tutta scavata, quasi finita, però mi sa che non ci stanno questi. Questo è una specie di sempre turchese, o almeno io lo vedo così. Poi c'è un altro di quelli con una specie giallo ocra. Poi ce ne sono altri di quelli piccini, sempre sul tono tra il lilla e l'azzurro. C'è questo qui che è il 29, questo è un 22. Non so se si capisce, ma comunque se vuoi andiamo a swatchare in un altro video e faccio magari un'inquadratura dove mi si veda così, che metto qua sul braccio o inquadro, devo capire come fare l'inquadratura, però cercherò di che si capisca cosa sto facendo e cosa si sta swatchando, non come quella volta sul foglio, ecco, facciamo sulla pelle. Questo è il numero 15. Una specie di, sempre sulle tonalità tra il rosa cipria e, non lo so, magenta. Poi c'era un altro piccino giallo, quasi anche questo, tra l'oro e il giallo, molto estivo, mi veniva summer. Sì, se lo guardo dico summer. Summer, numero 25. Poi Green Me Eyeshadow Palette 103 Sophisticated. Questa parola non la so leggere. Allora, non sapremo mai cos'è Sophisticated. Ma che carina! Super cute questa vicina. C'è un altro Green Me, però questo è un blush perfetto perché l'altro mi si era rotto. Purtroppo era il mio preferito color pesca. Molto naturale questo colore. Bello, ci sta anche con l'abbronzatura, secondo me. Questo è un balsamo labbra con SPF 50 e protezione dai raggi UV. Bello questo. Perfetto per l'estate. In realtà dovrebbe essere usato sempre, da quello che ho capito. Però magari a maggior ragione in estate. Come si apre? Eccolo. È caruccio pure il packaging. Mi piace, è molto bella questa decorazione. Un po' ruvidina. Che strano, sembra ambra. Vorrei darmelo subito. Me lo do subito. Profumazione che ho già sentito da qualche parte, ma non ho idea di cosa sia. Comunque, con un balsamo labbra di questo colore così sul trasparente giallino, non l'ho mai visto. Crema e maschera viso 2 in 1. Con succo di aloe, prodotto in modo sostenibile per uso
Lumi 2 in 1 face cream e mask and mask, crema e maschera viso con aloe vera. Bella questa, la metterò. Cazzarola, cazzarola. La peppina fa il caffè, questa me la metterò subito. Cioè non subito adesso, però. È nuova nuova di stecca, non la apro neanche. Amici, rossetto liquido finish matte, vediamo il colore. Instant color, volete vedere che colore è? Rosso. No, c'è una bambina che seguo su TikTok che praticamente il padre mette i suoi video e mi fa morire da ridere. Si fa i tutorial make up, ma lei ha non so quanti anni, piccolissima, e fa il video dove si mette il rossetto, fa adesso mettiamo il rossetto, abbraccia così, e volete sapere che colore è? È rosso chiaro. E dopo fa tipo, Bri, adesso mettiamoci il blush e poi contorizziamoci. Troppo forte, io la adoro quella bimba. Wow, è tipo un viola vinaccia. Questo è un ombretto due colori, double eyeshadow, chubby bunny. Allora, di qua è, non è tipo color burro, un po' più sul dorato, e poi con un color tipo ottanio, bello. Poi c'è un altro simile, sempre double eyeshadow chubby, con due colori diversi, sembrano simili, però questo è più sul beige e questo più sul blu. Anzi, più sul rosa direi. Sembra il rosa che si usa di solito per colorare i visi delle persone caucasiche. Blu, wow. Come se mi dispiacesse. Allora, questa è un cosa sei? Stilo eyeliner. Eyeliner in penna. Color 01, tipo anche questo un verde. Sembra un pennarello di quelle tipo pennarelli brush per fare la calligrafia. Che bello, non si vede niente. No, mi attrezzerò per fare uno swatch come si deve, magari senza i vicini che urlano, tipo. Poi qui ci sono due. Allora, sono Energy Shake Ginseng Eyeliner e Kajal Ginseng Matita Occhi. Allora, c'è nera. Nera, sì, mi serveva nera, grazie. Con lo sfumino anche. E questa è grigia o marrone? Sembra marrone scuro. Bello, questo lo posso usare per le ciglia, per le sopracciglia. E questo la matita Kajal, io è una delle cose che uso di più. Infatti le ho finite tutte. Perché in realtà avendo l'occhio molto incappucciato, non faccio molta fatica a mettermi. Però vorrei provare, perché ho visto che alcune lo fanno tipo sotto e non sopra, cioè non so come spiegare. Però voglio provare quello prima o poi. E ho visto tipo queste orientali che lo fanno, perché ho l'occhio molto orientale. E allora, quindi, devo provare quel make up prima o poi. Uguale c'è anche una matita occhi. Ah no, non è uguale. È una matita occhi diversa, però questa. Quella lì si può tipo temperare, invece questa qui no, credo, perché era appunto particolare, sempre sui colori dell'ottanio che io adoro, più sul
Questo che cos'è? Eyeliner, long wear eyeliner. Ok, eyeliner lunga tenuta in penna. Ah, sempre con quella specie di pennellino. E sembrerebbe, vediamo. Wow. È super nero, sembrava marrone. Super nero, tipo questo, quello più scuro è questo qui. Pennarello sopracciglia, effetto naturale. Vediamo un po'. Ma tipo con questo posso farmi anche provare a fare le lenticini, proviamo. Qua dice no transfer natural tattoo. Sì, cacchiarola, pennello sopracciglia no transfer. Vediamo il colore. Allora, sicuramente non si vede, però ha un effetto tipo marrone, però molto tenue, proprio come le... Voglio farmi le lentiggini. No, ti prego, dobbiamo provare questo prossimo video, lasciami un like e facciamo le lenticine con questo perché è proprio il colore. Cos'è un rossetto? Volete sapere che colore è? Rosso. Allora, no, non è, non dice, indovinate che colore è? Rosso. Me Queen Lipstick 03 Festival Blue. Cioè, non credo che si vedrà, ma tipo un intaglio come, no? La forma come se fossero tutti tipo diamanti. Non so se si vede, però wow, cioè mi dispiacerebbe anche utilizzarlo. Eyeshadow palette 23404. Mamma mia, questo super gotico. Con i toni del grigio, del nero, del bianco e dell'argento. Grigio argento, però è più sull'argento. Wow, voglio farci un super. Voglio farci un super make-up gothic. Poi abbiamo ombretto in polvere libera. Magnetic loose eyeshadow. Dolce diva. La sedia che cigola. Ah sì, è proprio in polvere, cazzarola. È la peppina fa il caffè. Che pennellino strano. Vado perché... Wow, che bel colore. Perché ha fatto così. Puff, è uscito un po' di polvere anche adesso. Allora, vediamo qui che cosa abbiamo. Cara creatura. Eyeliner. Una specie di penna di punta fatta giusta per fare l'eyeliner senza troppi, questa per colorare troppo sbattimenti, dato che comunque ho l'occhio non adeguato per fare l'eyeliner come tutti gli altri, ovviamente. Poi è troppo facile altrimenti. Questo non so cosa sia, non c'è scritto. Ah, c'è scritto qui. Mio Dio, c'è scritto in minuscolo. 03 holiday qualcosa. Non riesco a leggere. Vediamolo insieme. Bello! Anche questo sembra tipo un campioncino. Perché è piccino piccino, non c'è scritto nulla. Ed è, credo, un rossetto. È rosso questo, un bel rosso chiaro.